Le comunità di Pozzuoli e Monteforte Erpino si sono ritrovate presso il Giardino della Memoria per la messa di suffragio in memoria delle 40 vittime del terribile incidente autostradale avvenuto il 28 luglio 2013 sul viadotto Anqualunga della Napoli-Canusa. Visibilmente commossi, i due sindaci, Gigi Manzoni e Costantino Giordano, che hanno deposto alla presenza di autorità civili e militari, di parenti e familiari delle vittime, due corone di fiori alla stele commemorativa. Il ricordo, soprattutto l'abbraccio a tutti i familiari delle vittime, i parenti, amici, ognuno di qualche, tutti i cittadini putani sicuramente avranno perso un parente, dicevo, o amici o familiari. Naturalmente da questa tragedia accomuna due comunità come quella di Monteforte Erpino, che ringrazio nella persona del sindaco, e Pozzuoli. Da una tragedia si parte e questa unione di comunità si rafforza sempre più nel ricordo di questo giorno, di questa data. A celebrare la funzione religiosa sono stati il parroco di Monteforte Erpino, Don Fabio Mauriello, e quello di Pozzuoli, Don Mario Russo. Le due comunità si sono unite in preghiera nel ricordo di quelle vite strappate in quella tragica notte e che resta nella memoria delle due comunità. Purtroppo ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella mia memoria e nella memoria dei miei concittadini che sono accorsi subito sul posto. È stata una tragedia in mano, secondo me, la più pesante degli ultimi anni in Italia. Arrivano dei ricordi bruttissimi. Io all'epoca ero vice sindaco, ci siamo adoperati subito insieme con tutta l'amministrazione. Mi sono recata subito sul posto per prestare soccorso e ho visto delle persone, i vigili del fuoco, dottora Benante, dei miei cittadini che estraevano le persone dal pullman. È stata proprio una cosa bruttissima.